La velocità, il tempo, lo spazio. Variabili che incidono sempre più sulle dinamiche produttive di un'azienda moderna. Organizzare i singoli dettagli, sincronizzare ciascuna procedura, far sì che ad ogni sollecitazione sia data risposta in tempo reale. La vita attuale pulsa ad un ritmo incalzante. Lo spazio va organizzato, sfruttato al massimo. Le perdite di tempo e di energie vanno eliminate. Chi opera, produce o vende deve agire in condizioni ottimali. Con i sistemi Fami le idee si fanno spazio. Tutto diventa ordine e razionalità. Tutto diventa Fami. Nulla si crea, nulla si distrugge e nulla si improvvisa. Fami è arrivata dopo 7 decenni di vita ad essere leader in Europa negli arredamenti industriali e nei sistemi di magazzinaggio. Da 70 anni al posto giusto. Una vicenda imprenditoriale che si apre nel 1929, quando il bassanese Mario Milani, concluso l'apprendistato nella bottega di un fabbro, diventa imprenditore in proprio. I lavori all'inizio consistono in riparazioni di attrezzi agricoli e arredi sanitari. La prima sede della ditta è la sua casa alla periferia di Bassano. Sono tempi duri, ma Milani a poco si fa conoscere e apprezzare per la lavorazione del ferro, tanto che per fronteggiare gli impegni chiama con sé l'amico Giovanni Artuso, che lo affiancherà per 20 anni. L'officina meccanica Milani, registrata alla Camera di Commercio di Vicenza nel 1940, supera indenne anche la Seconda Guerra Mondiale, perché ha il coraggio e l'intuizione di specializzarsi in settori che il conflitto non penalizzerà: ospedali, scuole, istituti religiosi, ambulatori medici. Milani assume incarichi importanti nell'operoso dopoguerra: acquedotti, recinzioni di giardini pubblici, montacarichi. Servendosi delle prime macchine e utensili, l'imprenditore punta sulla nascente industrializzazione e produce sedie, scrivanie, armadi. Con una piccola campagna pubblicitaria lancia la carriola Titanus a ruota smontabile. Dagli anni 50 il numero di dipendenti aumenta a dismisura. Sono già 35 nel 1956. Milani inizia la collaborazione decennale con Valentino Piccolotto, industriale nel settore della calzatura. A suo beneficio realizzerà soprattutto carrelli per il trasporto delle calzature e articoli finalizzati alla fabbricazione di scarpe. Si moltiplicano le presenze alle fiere di settore e il giro d'affari delle officine Milani prende a lievitare, seguendo l'esplosione economica degli anni 60. Matura assieme a Piccolotto l'idea di produrre contenitori in ferro. Nasce quindi nel 1963 la ditta individuale Fami, la cui sede si trasferisce a Rosà. La produzione dei prototipi proseguirà ancora a Bassano fino al 1985. Per la Fami lavorano 80 di persone e il 1970 segna i primi contatti col mercato estero, Francia e Germania. Cresce la varietà di articoli offerti, i contenitori e le cassette, le scaffalature, gli armadi industriali. La plastica viene scelta perché è un materiale leggero, maneggevole, comodo, moderno. Gli anni 80 segnano sotto il profilo commerciale il consolidamento nel mercato europeo, all'interno del quale Fami diventa azienda dominante. Dal 1983 si registra la costituzione delle filiali estere: Fami D in Germania, Fami AG in Svizzera, Mipol in Polonia e Fami SA in Argentina. Dal 1992 Mario Milani è un ricordo nella mente di chi lo conobbe, ma la sua eredità non si è persa. La conduzione dell'impresa è oggi affidata ai figli del fondatore, Gianni e Bruno, amministratori delegati, mentre in Fami già entra la terza generazione. Fami conta oltre 300 dipendenti, 3 filiali europee, una in Argentina e distributori autorizzati nell'intera Europa, nel sud-est asiatico, in Medio Oriente e in America del Sud. L'azienda madre si estende su una superficie di 200.000 metri quadrati, di cui 50.000 coperti,
adibiti ad uffici e ad attività produttive. La Fami si conferma azienda tecnologicamente all'avanguardia. Buona parte del processo produttivo risulta infatti automatizzato. Ci sono apparecchiature che ricavano una cassetta finita partendo dalla pura lamiera. Altre che dai grani di plastica coprono le fasi che portano allo stampaggio del prodotto, all'accatastamento su pallet, alla collocazione intelligente in magazzino mediante carrelli che corrono su rotaie. Le fasi di verniciatura dei prodotti si effettuano tramite robot che, comandati da un sistema informatico, in pochi secondi scelgono il colore, lo caricano e ricoprono il prodotto anche nei dettagli nascosti. Altri articoli metallici vengono verniciati con procedimento di elettroforesi. La forte evoluzione tecnologica ha permesso di sottrarre operai al lavoro manuale e ripetitivo, convertendo il loro ruolo in quello di tecnici esperti nella programmazione e nel controllo di macchine computerizzate. Fami è celeberrima per i suoi contenitori, aperti sul davanti, e le cassette, sia di metallo che in polipropileno. Uno dei vanti di casa Milani è rappresentato dagli armadi. Ci sono voluti anni di perfezionamento per riuscire a forgiarne di così belli e funzionali. Gli scaffali rispondono all'esigenza di ottenere un magazzino sicuro, di rapido accesso, ordinato razionalmente. E i voluminosi cataloghi Fami annoverano anche posti da lavoro, dispenser, carrelli, scale, container, tappeti antisdrucciolo, sistemi conduttivi. Molte aziende hanno quotidianamente modo di apprezzare tali prodotti. Fami è fornitrice di grandi industrie automobilistiche, meccaniche, aerospaziali, elettriche, di telecomunicazioni, le più famose a livello internazionale. Tra le tante, Alitalia, Aprilia, Safilo, Black & Decker, Kodak, Motorola, Agfa, BMW, Mercedes, Porsche, Volvo, Renault, Ford e Fiat. Il rapporto con tutti i clienti italiani ed esteri è curato da operatori commerciali altamente preparati. Mentre la ricerca continua sul prodotto, fa capo al creativo pool di giovani dell'ufficio tecnico che si avvalgono dei più aggiornati programmi di simulazione tridimensionale. Fami è fornitrice esclusiva di colossi di fama mondiale, come ad esempio ZF Earth Marine, conosciuta per i riduttori per motori marini. Dana Italia, produttrice di assali di trasmissione per macchine di movimento terra. Tecnica, specializzata in calzature sportive. E Iveco. Il servizio innanzitutto. Questo è il segreto della Fami. I clienti che provengono oramai da tutto il mondo godono di assistenza tecnica pre e post vendita e di consegne veloci e puntuali. L'affidabilità è testimoniata dal fatto che Fami sia richiesta da realtà del calibro di Benetton Formula 1 e Audi Sport. La diversificazione dei prodotti, congiunta alla grande attenzione verso la qualità e per le esigenze peculiari di ogni singolo committente, si rivela l'arma in più. La duttilità della Fami la mette in grado di studiare soluzioni personalizzate per tutte le richieste specifiche. Orgoglio della Fami è la sicurezza dei prodotti che escono dai suoi stabilimenti. Cassettiere, scaffalature, armadi vengono accompagnati da tabelle contenenti i dati per il corretto impiego e sono forniti al cliente con libretti di istruzioni per il montaggio, l'uso e la manutenzione. Grazie alla sua professionalità, Fami ha battuto la concorrenza europea per la fornitura di scaffalatura a cassetti utilizzati dall'archivio centrale della National Gallery di Londra. Le materie prime sono accuratamente selezionate
e gli impianti rinnovati nel rispetto delle norme antinquinamento. Tutte le attenzioni, gli studi, le prove messe in atto per conseguire una produzione improntata alla massima sicurezza e articoli di ottima fattura sono stati coronati nel 1997. Come risultato del progetto qualità, avviato nel 96 in collaborazione con uno staff di tecnici qualificati, la Fami ha ottenuto la certificazione ISO 9002. Basata su criteri qualitativi, è una garanzia assoluta sui prodotti e sull'efficienza dell'organizzazione aziendale. Fami non si crogiola nel passato e non si accontenta del presente. Guarda avanti, senza nostalgie. Pensa a cambiare sede, con ancora più spazio, per assicurare servizi qualitativi e puntuali ai suoi numerosissimi clienti. Il libro della Fami ha molte pagine da scrivere. È un romanzo che dura da 70 anni. E il bello deve ancora venire. Come in ogni romanzo, dove non sia ancora stata scritta, la parola fine.